Ciao a tutti, bentornati. Oggi è mercoledì, quindi corso di Country Line Dance livello base. Siamo giunti alla nona lezione. Ricordo che troverete tutti i balli che ho spiegato in questi 2 mesi all'interno del gruppo quotidianamente o farete ancora prima su YouTube. Sul mio canale Western Catalan c'è l'apposita playlist. Oggi spiegherò una coreografia nuovissima, è di febbraio 2021, quindi davvero, davvero nuova, nuova, nuova. Si chiama Back to My Roots. I passi da imparare sono 32, numero 32 passi, 4 numeri, non a tag e non a restart. Il coreografo è francese, Frédéric Fassiot. E prende il nome, la coreografia prende il nome dalla musica Back to My Roots di Logan Tucker. Vediamo la spiegazione, poi il conteggio ed il ballato. Partiamo con la prima ottava. Inizieremo muovendo il piede destro. Il piede destro andrà a fare un passo in avanti. Il piede sinistro si muoverà appoggiando la punta dietro il piede destro. Da questa posizione andremo a fare degli heel switches, cioè gli appoggi in avanti sui talloni. È un movimento veloce, prima col tallone destro e poi col sinistro. Quindi riprende il peso il piede sinistro, andremo ad appoggiare il tallone destro avanti, prende il peso la gamba destra, appoggeremo il tallone sinistro avanti. Da qui faremo un out-out. Cioè l'out-out vorrà dire che faremo 2 passi in avanti in diagonale, un'apertura. Attenzione, però inizieremo col piede destro, non col sinistro, che comunque è già libero dal peso perché siamo in appoggio. Recupera il peso, quindi piede sinistro, faremo un out col piede destro, quindi un'apertura, un passo in avanti in diagonale, uno col piede sinistro. Attenzione, finiamo l'ottava andando indietro. Con uno step lock step. Lo step lock step all'indietro sono sempre 3 movimenti dei piedi, delle gambe, dove ci sarà dove un piede incrocia sopra l'altro, proprio come quando lo andiamo a fare in avanti, in questo caso all'indietro. Partirà il piede destro farà un passo all'indietro, il piede sinistro incrocia, va indietro anche lui. Però si mette in questa posizione, incrocia davanti al piede destro e riprende il peso del piede destro che va indietro. Quindi dal out-out, destro-sinistro, destro. Non è un vero e proprio shuffle all'indietro, non è un vero e proprio cha-cha-cha. No, c'è uno step-lock-step. Dove un piede incrocia comunque davanti all'altro, seppur andando indietro. È molto veloce questo step lock all'indietro, tant'è che in alcuni tutorial viene chiamato cha-cha-cha, o shuffle all'indietro. Sappiate però che è uno step lock step da script e se guardate il coreografo ballarlo fa uno step lock step. Quindi, primo ottavo. Riprendendo da capo, step in avanti di destro, punta di sinistro, tacco destro, tacco sinistro, out-out, prima con destro e poi con sinistro, out-out, andando indietro, step-lock-step, partendo con il piede destro, step-lock-step, più veloce, puntiamo, 7, 8, 1, 2 e 3 e 4 e 5, 6. 7 e 8. Dovremo finire col peso sulla gamba destra. Ancora 7, 8, 1, 2 e 3 e 4 e 5, 6, 7 e 8. Questa è la prima ottava. Seconda ottava. Dovrò girarmi a sinistra, farò un mezzo giro a sinistra. Attenzione in che modo. Appoggio la punta del piede sinistro dietro al destro, piego leggermente le ginocchia e giro
chiamare in francese déroulé, ma io non ho studiato il francese, in inglese unwind, mi giro completamente a sinistra e al peso il piede sinistro. Da qui giriamo ancora, torneremo alle ore 12, facendo uno step turn, un passo giro, un mezzo pivot, piede destro avanti più mezzo giro a sinistra, quindi torno alle ore 12 e concludo questa seconda ottava con un jazz box verso sinistra, quindi incrociamo il piede destro, cross, indietro e sinistro, indietro e destro e attenzione, concludo con un altro incrocio, il piede sinistro incrocia sul destro, quindi il jazz box termina con un incrocio. Contiamo, quindi abbiamo fatto dopo il nostro step by step, abbiamo preso sul piede destro, punta di sinistro, mezzo giro a sinistra, hai preso il piede sinistro, passo giro a sinistra, passo avanti, mezzo giro, jazz box e termina con un incrocio. Contiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ancora dallo step lock, 7 e 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da qui, terza ottava, ci muoviamo lateralmente verso destra. Faremo un kick ball cross con la gamba destra. Quindi un kick, recupera il peso, cross, incrociamo la sinistra sopra la destra. Da qui faremo un passo col piede destro verso destra, il piede sinistro farà un touch, cioè andiamo a chiudere il piede, chiudiamo, avviciniamo il piede sinistro al destro senza prendere il peso rimane sulla gamba destra con un touch. E da qui attenzione, faremo una sorta di rolling vine verso sinistra, ma non è un vero rolling vine. Abbiamo l'inizio di un rolling vine e l'altra parte andremo a fare uno shuffle laterale, cioè inizio a fare il rolling vine, mezzo rolling vine. Il primo passo, come nei rolling vine classici, faremo un quarto di giro a sinistra e muoviamo il piede sinistro. Da qui, attenzione, anziché fare mezzo giro a sinistra, portando il peso sul destro, giro solo di un altro quarto, andrò a guardare le ore 18, appoggiando il piede destro. Da qui, devo tornare alle ore 12, ma non è un classico rolling vine perché? Perché ora andrò a fare mezzo giro a sinistra con uno shuffle laterale di gamba sinistra, quindi io mi giro sulla mia gamba destra, che è il peso, e andrò a fare questo shuffle laterale. Da qui, dalla fine del jazz box, con l'incrocio, chi incrocio, passo verso destra, pum, giro un quarto, giro un altro quarto, ho il peso sul piede destro, sto guardando le ore 18, mezzo giro a sinistra, faccio perno sulla mia gamba destra, shuffle laterale. Come conterò? Conterò 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Non è un classico rolling vine, quindi, perché se avessimo fatto un rolling vine classico avremmo avuto 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E invece no. È vero che termino col peso sul sinistro e ho la destra senza il peso perché ho chiuso con un touch. Però in questo caso, avendo fatto questo movimento, ho la destra libera completamente dal peso. Infatti, nell'ultima ottava partirei col piede destro adesso. Quindi ancora terza ottava, dopo il jazz box and cross. 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Da qui, ultima ottava, inizieremo per intenderci con i passi di Inizia America, per chi l'ha fatto, con i kick ball touch. La gamba destra farà un kick,
recupera il peso e fare un touch laterale col piede sinistro, cioè appoggeremo la punta lateralmente. La gamba sinistra farà la stessa cosa, kick frontale, recupera il peso, touch laterale verso destra, conteremo fino a 4. 1 e 2, 3 e 4, e attenzione, adesso siamo agli ultimi 4 punteggi, chiuderemo l'ottava ed il ballo cambiando il numero, altrimenti rimaniamo sempre sul primo. Faremo un jet box con un quarto di giro a destra, cioè incrociamo il piede destro sul sinistro, iniziamo a girare, giriamo a destra un quarto, portando indietro il piede sinistro, indietro il destro e attenzione, chiudo con un cross, incrocio il piede sinistro sul destro, come spesso già abbiamo fatto in questa coreografia. Anche il jazz box precedente finiva con un cross, con un incrocio. Quindi anche al termine andremo a fare kick, punta, jazz box con un quarto di giro a destra e incrocio a sinistra sopra, in modo tale dopo da riprendere, da capo alle ore 15. Ancora ultima ottava, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. Di nuovo tutta la coreografia, passo avanti col destro, punta di sinistra, tacco di destro, tacco sinistro, out, out, out di destro, out di sinistro, step lock indietro di destro, step lock step che è veloce. Punta di piede sinistro, incrociandola dietro al destro, mezzo giro a sinistra, passo destro avanti, più mezzo giro a sinistra, jet box verso sinistra e termino con un cross, incrocio la sinistra sulla destra, terza ottava, kick, ball cross, mano verso destra, passo, touch, inizio un rolling, giro un quarto, giro un altro quarto, ma termino con un shuffle. Ottava, kick, ball, touch, kick, ball, touch, jet box con un quarto di giro destra e incrocio, ora contando 7, 8, 1, 2, 3, 3 e 4, e 5, 6, 7 e 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E una tag non è stata. Adesso andiamo al punteggio ballato.